One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Oggi vi dimostro come i sogni possano diventare realtà. No, niente robe che hanno a che fare con Marzullo, state sereni. La sceneggiatura del film che ho scelto è stata scritta da un ex commesso di Minneapolis, Nick Schenck. Mentre cercava di arrangiarsi con i lavori che gli capitavano, coltivava la passione per il cinema, ma fino al 2008 non aveva mai venduto niente. Gli unici lavori scritti prima di incontrare il regista del film di questa puntata, cioè Clint Eastwood, erano per uno spettacolo TV sulle arti marziali e alcuni sketch comici. Il sogno si è poi realizzato e il film si intitola Gran Torino. Walt Kowalski, interpretato dallo stesso Clint Eastwood, è un veterano della guerra di Corea. Un uomo intrappolato nel suo passato, vedovo, solo e abitante di un quartiere ormai popolato da immigrati. Walt è l'emblema del vecchio americano, burbero e disilluso. La sua vita sembra ridotta a una serie di rituali, le birre sul portico, la manutenzione maniacale della sua amata auto Gran Torino e un rancore crescente verso tutto ciò che lo circonda. La sua esistenza è scandita da una silenziosa malinconia. Mentre il mondo cambia, lui rimane ancorato ai suoi pregiudizi e alle sue vecchie abitudini. Ma un evento inaspettato rompe questo silenzio. Il giovane Tao, un vicino, spinto da una gang locale, tenta di rubare la sua auto. Walt, furioso, affronta la situazione come un guerriero che non ha mai smesso di combattere. Tuttavia, da quel momento, la sua vita prende una piega inattesa. Vieni qui, bella. Sto fermo, lasciami! Che hai da guardare, vecchio? Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va provocato? Quello sono io. Cerchi rogna, vecchio, vedi di filare. Nonostante il suo profondo razzismo e il suo odio per tutto ciò che non comprende, Walt si ritrova lentamente coinvolto nella vita della famiglia di Tao e di sua sorella Shu. Il loro rispetto, la loro umanità e la loro cultura iniziano a penetrare la corazza dell'uomo, facendo vacillare le sue convinzioni più radicate. Inizia così, contro ogni previsione, una sorta di amicizia. Walt diventa una figura paterna per il ragazzo e gli insegna non solo come essere un uomo, ma anche come affrontare le sfide del mondo che lo circonda. Purtroppo la violenza della gang tormenta la famiglia di Tao e così Walt, uomo d'onore e di giustizia, capisce che non può restare a guardare. Il veterano si ritrova perciò di nuovo a combattere, ma questa volta non per se stesso né in un paese lontano, ma per proteggere coloro che ha imparato ad amare. In un finale toccante e inaspettato, Walt ci insegna che la vera forza non sta nel combattere con le armi, ma nel trovare il coraggio di fare ciò che è giusto, a qualunque costo. Molti fan di Clint Eastwood hanno notato un parallelismo fra Gran Torino e il film Gli Spietati del 1992. In entrambi l'attore interpreta un personaggio che ha difficoltà ad adattarsi alla modernità, vedovo e solitario. Gli Spietati, inoltre, era stato visto come il film dell'addio di Eastwood al genere western, così come Gran Torino era percepito come il film dell'addio alla carriera recitativa dell'attore, anche se poi sappiamo che non è andata così. Gran Torino è disponibile a noleggio sulle principali piattaforme. Fazzoletti, 4 su 5. Popcorn, 4 su 5. Lo consiglio perché, come nella tradizione della regia di Eastwood, tutto procede in maniera lineare, ma non si lascia sfuggire nulla. Buona visione!